nome del ristorante nell'agenda con priorità assoluta. È la prima cascata di buon gusto che vedo. Che cosa strana l'essere umano, no? Perché se a Luca non fosse venuto in mente di dire che ne dite se entriamo in questo nuovo ristorante, saremo di nuovo finiti ai tre porcellini come la vacca dal mattatoio. Sì, devo ammettere che è stata un'idea fortunata. Buonasera, benvenuti alla Pierrad. Buonasera, signora. Salve. Bene, avete già dato un occhio al menù? Sì, ma è un'ambiguità dietro l'altra. Avete visto? Beh, una cosa per volta, così non rischiamo di confonderci. Dunque, la specialità della casa è la Pierrad. Ah, e che cos'è? Se mi date un momento, mi ritaglio un attimino fra i miei impegni e ve lo spiego alla grande. A me porti gli spaghetti Alfredo. Lo vedi come sei? Abbiamo la possibilità di conoscere qualcosa di nuovo. Una tecnica di cottura antichissima, riadattata ai tempi attuali, e tu devi rovinare tutto. E poi tu una Pierrad per due, quindi? Ma cos'è? È carne di pollo, maiale, manzo, un uovo, pancetta e verdure miste che si cuociono mentre voi chiacchierate, sfruttando tutte le proprietà del minerale e senza il fumo dei combustibili che liberano carbonio. Ah, e si suppone che questo, a quanto vedo carissimo, devo farmelo io stessa al tavolo. Ci devo farmi un uovo alla griglia. Luca non sa? Non ci posso credere! Gliel'avremmo detto. Non ci posso credere! Sempre sospettato. Non sono un coglione, mamma. Gioielli ne hai? Scusa, anche con gioielli e tutto il resto? Sì, anche con gioielli e tutto il resto. Che cos'hai? Non lo so, qualche collanina discreta. Braccialetti? Ho un ciondolo enorme, azteco, di Bogotà. Sarà messicano, se azteco. Senti, Luca, non lo so, eh? E quel sole che è un ciondolo calendario pietra, che però comunque è un po' più unisex, più dark. Valuto io, è nel cofanetto degli orecchini. Non eri preparata per nessuna cosa. Guarda che io quasi non ci credevo che fossi rimasta incinta. Io credevo che non avresti potuto. È stata un'ingenuità romantica per dei figli così nel tuo stato. È stato molto sconsiderato da parte tua rispetto alle vite che stavi per mettere al mondo i miei nipotini. Ma che nipotini? Quindi questi non sono figli tuoi? Ma di chi sono? Sono figli di tuo marito? Sono americani? Sono Yankee? Te l'ho già detto, sono presi da libri! Ma non me l'hai già detto, e poi anche se me l'hai già detto non capisco, passami Dario! Diresti che ho già dei nipotini? No, questo te l'ho già detto, è impossibile! E che cosa diresti? Che non è vero, è una bugia! Supponi che ti dica che questi sono i miei nipotini. Questo potrebbe anche essere, ma questo è Harry Potter. E mi spieghi perché nessuno me l'ha mai detto? Né Esther, né l'estetista, né nessuno. Non lo so, magari per delicatezza o... Ma quale delicatezza, Dario? Ma come se io andassi in giro a inventarmi che ho dei nipotini? Ma se vai in giro con la foto di Daniel Reddy? Ma chi è? L'attore che fa il nipote! È preso dai libri. Cosa? È preso dai libri, mi diceva la schifosa. Ma lo vedi che come spiegazione non è sufficiente? Senti, abbiamo qualche problemino familiare qui in casa. Ti chiedo di rimanerne fuori e di far finta di niente. Però se entra Luca, due cose. Primo, io e te ci siamo conosciuti in chat.
E perché mi hai detto che ci siamo conosciuti? È la prima cosa che mi è venuta in mente, su. E secondo, Luca sta facendo una terapia della Gestalt e si veste con le mie cose. Non si veste da donna, si veste da me. Va bene, perché si veste da te? Per scoprire che è assurdo. Per confrontare questa idea paradossale con la realtà e scoprire che non è sostenibile. No, questo è Ron Weasley vestito per il Quidditch. Ma non lo vedi che è coperto di cuoio? È un costume di... Non è vero. Come non è vero? Sono presi... E te, ascolta, sono presi dai libri, sì. E poi questi ragazzi sono grandi, ormai sono irriconoscibili. Gli hanno messo una camicetta alla coreana che... Ciao! Ciao! Dario, scusate, non volevo interrompere. No, 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 prego. Dario, questo è Luca. Ciao!